Ignazi, buongiorno, sei connesso? Sì, buongiorno, come stai? Buongiorno, ciao. Ciao. Io direi aspettiamo 2 minuti che sono le 16:28 e poi iniziamo. Va bene, benissimo. Giusto per iniziare all'orario prestabilito senza nessun tipo di indugio. Vediamo. Intanto chiederei a tutti i partecipanti di togliere il loro microfono. I'm going to say it in English as well. If you could please switch off your microphone so that we don't have any interference. Ciao Judith. Ci sei anche tu? Our next speaker next week. Non sentiamo. Sneak preview of what's going to happen next week. Ok, direi che possiamo iniziare. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Sono felicissima di dare il benvenuto al primo seminario Scribo, che sta per Seminars on Scripts in Bologna. Purtroppo non posso darvi il benvenuto a Bologna in presenza, però riusciamo almeno a vederci qui. Scribo è una serie di seminari concepita per dare una piattaforma a ospiti prestigiosi da tutto il mondo ed è la prima serie tutta e unicamente dedicata alle scritture antiche. Nasce come un'iniziativa di Inscribe, che sta per Invention of Scripts and the Beginnings, che è un progetto ERC dell'Università di Bologna del Dipartimento di Filologia Classica. Io mi chiamo Silvia Ferrara e insieme a tutto il team di Inscribe sono felicissima di dare il benvenuto al nostro primo ospite, che siamo onoratissimi di avere fra noi, il professor Ignacia Diego, professore ordinario di Linguistica Indoeuropea dell'Università di Barcellona, che oggi però ci parlerà in italiano. Ignazi ha contribuito alla decifrazione definitiva della scrittura caria e ha scritto un bellissimo libro, The Carian Language, del 2006, giusto, vero Ignazi, con Brill. È un esperto anche di altre lingue anatoliche e delle lingue dell'Italia antica. Oggi però ci parlerà di decifrazione in modo più generico, con il titolo, che è già, direi, molto enigmatico e accattivante di suo, Decifrare una scrittura, fortuna, intuizione o metodo? Non rubo altro tempo, lascio la scena a Ignazi, che ho il piacere anche di annunciare come un scientific advisor di Inscribe, del progetto Inscribe. Aggiungo anche che questo link dovrebbe durare 40 minuti se Zoom è generoso. Prima dello scadere del tempo, io avvertirò se sarà necessario riconnettersi a questo stesso link se si interromperà. Durante il periodo di pandemia pare che Zoom dia un tempo illimitato per l'uso dei link e speriamo che anche oggi ci lasci andare ad oltranza. Ma nel caso in cui ci dovesse dare un cut-off di 40 minuti, io vi avvertirò 2 minuti prima e vi chiederò di riconnettervi allo stesso link da cui siete connessi per continuare il nostro seminario. Il seminario di Ignazi durerà una quarantina di minuti e poi ci sarà il Q&A, se non con questo link, con un'altra riconnessione. Intanto ancora grazie, do lo spazio a Ignazi e grazie a tutti per essere qui. Grazie, si sente bene? Si sente? Un attimo. Si sente bene? Si sente benissimo, Ignazi. Chiederei a tutti okay, va bene, grazie. Di togliere il microfono. Grazie. Allora, vedo se possiamo già proiettare il PowerPoint che accompagnerà questa presentazione. Non so se ancora me lo lascia mostrare. In sì? Principio sì, ma non lo vedo ancora. Vediamo il tuo schermo, Ignazi, quindi... Ma sì, un attimo. Allora cerco, un attimo, sì, cerco il PowerPoint. Adesso sì, no? Perfetto. Va bene.
Cominciamo dunque con questa conferenza. Anzitutto devo scusarmi per il mio italiano, che non è un italiano molto buono, ma ho preferito improvvisare un po' la spiegazione, non fare un testo scritto. Credo che sarà più spontaneo, sebbene l'italiano non sia assolutamente corretto, e spero di farmi capire bene. Allora, decifrare una scrittura, fortuna, intuizione o metodo, qui vediamo diverse parole. Che ho proposto come titolo di questa conferenza. La prima questione è una questione di terminologia. Vediamo i punti che sono molti, sono 10 punti, non so se potrò parlare di tutti in estenso, ma in alcun caso sì, sarò un po' più estenso nella spiegazione, altri saranno trattati di una maniera più veloce. In ogni caso, il primo punto è la questione della terminologia decifrazione, perché c'è un po' di confusione, c'è un uso doppio della parola decifrazione. Parliamo di decifrare la scrittura rongo-rongo, per esempio, che evidentemente decrittare quello codice che per permettere leggere la lingua e per vedere come suona quella lingua, ma poi anche parliamo di decifrare l'etrusco, per esempio, quando l'etrusco è già decifrato da molti anni, sappiamo esattamente quali sono i valori di tutte le lettere etrusche. E in questo caso parliamo di decifrare la lingua nel senso di interpretare la lingua, di sapere cosa vogliono dire i testi etruschi, perché no, questo sì che è un problema che ancora non è del tutto risolto. Possiamo capire molte cose dell'etrusco, ma non molte altre. Allora, questa è una distinzione importante. Qui parleremo del senso più ristretto di decifrazione, nel senso di decifrazione della scrittura, sebbene evidentemente molto legata alla interpretazione della lingua. Ma non parlerò della decifrazione del flusso, perché credo che lo stretto senso è decifrato, e parlerò di altri problemi della storia della decifrazione più interessanti che il caso dell'etrusco, che non è stata una lingua conflittiva dal punto di vista di decifrare la scrittura. Allora, il secondo punto, come si vede, è la fortuna, ma la fortuna per me, soprattutto, la fortuna sono. E soprattutto il tipo di materiale che abbiamo. Il tipo di materiale che abbiamo. E questo fa ogni decifrazione veramente diversa dalle altre. E dipendiamo assolutamente dal tipo di materiale, che è molto diverso in funzione del contesto geografico, storico, archeologico, eccetera. E questo fa che in alcuni casi abbiamo molto poca documentazione, in altri casi molta, ma anche in questo caso la quantità non è soltanto il fattore decisivo, ma anche la qualità della documentazione. Anche c'è la fortuna di trovare che quella ipotesi sulla scrittura o sulla lingua che è nascosta dietro la scrittura è veramente quella che avevamo pensato. Anche questo un po' di fortuna sempre, ma parlerò anche di questo punto, quale può essere la lingua e come è importante formulare ipotesi sulla lingua che è dietro la scrittura. Allora, quando parliamo di decifrazione, come diceva Johannes Friedrich nel suo bello libro sulle decifrazioni, un libro già vecchio ma molto interessante, sempre, lui parla del punto di appoggio. Sempre abbiamo bisogno di un punto di appoggio per fare la decifrazione. Io parlerò di diversi punti di appoggio, perché, come dico, la situazione è molto diversa in funzione delle circostanze di ogni scrittura e di ogni cultura, ma questo credo che è un aspetto importantissimo. Se non abbiamo un punto di appoggio per dove cominciare a decrittare la scrittura, dove trovare la chiave di una decifrazione, sarà molto difficile veramente riuscire nella decifrazione. Allora, di questi punti di appoggio, il più importante, perché lo vediamo quasi sempre, non sempre, perché, come dico, le situazioni sono così diverse che abbiamo tutto tipo di possibilità, e non sempre questi punti di appoggio che io commenterò sono né necessari né sufficienti, perché molte volte si è decifrato una scrittura senza avere questi punti di appoggio, soltanto uno o alcuno. Altri casi non è stato sufficiente neanche quando questi punti erano in principio presenti. E allora il primo punto di appoggio, quello più importante, è quello che io chiamo il ponte dell'onomastica. I nomi propri, i nomi di persona, i nomi di luogo, perché, come sappiamo, hanno una particolarità, che in principio ci sono eccezioni, evidentemente, come in tutto, ma in principio i nomi propri non si traducono. I nomi propri passano di una lingua e di una scrittura a un'altra. E soprattutto, per esempio, i nomi stranieri. Nel caso del cario, il principio della decifrazione, evidentemente, sono stati i nomi di persona che abbiamo trovati scritti in egiziano, nomi cari,
o che abbiamo trovato nomi egiziani scritti in cario. Allora è il momento in cui, possiamo fare questa connessione fra i sistemi di scrittura, perché abbiamo la garanzia che le forme, la fonetica delle forme sarà simile, perché il processo sarà soltanto di adattamento della fonetica in una scrittura ed in un'altra. Questo credo che è importantissimo, e evidentemente si vede nella decifrazione del geroglifico egiziano, evidentemente, che è cominciato per i nomi di faraoni e di imperatori. La vediamo anche nella decifrazione del cario, come ha detto, anche la vedremo in altre decifrazioni, la prima che commenteremo, dove evidentemente avere questi nomi propri che sono referenziali, che non hanno significato e che non si possono, in principio, ci sono eccezioni, in principio non si possono tradurre a un'altra lingua, e che obbliga a utilizzare la scrittura e riflettere la fonetica in un modo approssimativo ma piuttosto fedele, è il punto, veramente il ponte che possiamo fare fra una scrittura conosciuta e una scrittura non conosciuta. Credo che questo è un punto molto molto importante. Un attimo, non so perché. Allora, vediamo un esempio dell'importanza della nomastica. Vediamo un esempio che è poco conosciuto, perché curiosamente è una decifrazione che non è molto popolare, ma è stata veramente bella. È la decifrazione della scrittura iberica, scrittura iberica nordorientale, che è una delle scritture paleoispaniche, e che è stata fatta da Manuel Gómez Moreno, un storico dell'arte, negli anni 20 del XX secolo, e questa decifrazione lui l'ha fatto giustamente basandosi nella nomastica. Si è basato nelle leggende monetali, nelle iscrizioni sulle monete delle diverse città iberiche, partendo dall'ipotesi che queste leggende, queste iscrizioni, contenevano il nome delle città, delle zecche che hanno coniato queste monete. Allora lui ha potuto identificare i nomi che erano conosciuti dalle fonti classiche per queste città, e anche alcuni nomi sono ancora vivi, per esempio il nome di Barquino, che è la città da cui sto parlando, Barcellona, anche Baetulo, che è Badalona, è una città molto vicina a Barcellona, anche Lleida, un'altra città catalana. Tutti questi nomi sono trovati nelle monete da Gómez Moreno, evidentemente con il tipico sistema di decifrazione, di trovare il funzionamento. Lui ha fatto anche delle riflessioni interessanti sulla scrittura, perché la scrittura paleoispanica, e questa iberica è una mostra, è una scrittura di origine fenicia, ma ha una particolarità, che è una scrittura semisillabica. Le lettere le vocali e per le sonanti, le liquide nasali per le sibilanti, sono segni alfabetici, ma per le occlusive abbiamo segni silabici, dove la occlusiva è accompagnata sempre di una vocale. Allora lui ha fatto anche delle considerazioni sul numero di segni, di lettere presenti in questa scrittura. Ha pensato che la soluzione era questa del sistema del carattere semisillabico della scrittura, e ha proposto una decifrazione basata, come dico, in principio nelle identificazioni, nel ponte della onomastica. Vediamo altri punti di appoggio nella decifrazione. Qui ho fatto un piccolo elenco di possibilità che commenterò molto brevemente. Il primo, evidentemente, che è anche un po' il re della decifrazione, è l'assistenza di testi bilingui. Quando abbiamo una lingua conosciuta e una scrittura conosciuta e una scrittura sconosciuta, evidentemente, se pensiamo che i due testi sono in corrispondenza totale o parziale, possiamo cominciare a decifrare la scrittura sconosciuta. Anche qui presenterò un esempio poco conosciuto, per non dare sempre gli stessi esempi di decifrazione, è quello dell'alfabeto sidetico. L'alfabeto sidetico è un alfabeto documentato nella città di Side, in Panfilia, in Asia Minore, l'attuale Turchia, nel sud di Asia Minore. E questo è un alfabeto, una scrittura di cui abbiamo soltanto molte poche iscrizioni. Abbiamo 11 iscrizioni, la maggioranza sono brevi, non molto lunghe, e anche abbiamo alcune leggende monetali, ma abbiamo la fortuna, questa è anche la fortuna che diciamo nel titolo della conferenza, che di questi 11 iscrizioni, tre sono bilingui in greco e in sidetico. E questo ha permesso che quando sono pubblicate le due prime iscrizioni bilingui da Helmut Bossert,
è stato capace di decifrare abbastanza, in modo abbastanza chiaro, alcune delle lettere, quelle lettere implicate nelle iscrizioni bilingue. Vediamo come l'ha fatto, interessante. Questa iscrizione in greco, abbiamo due iscrizioni greche, ma è la prima, che è più lunga, dove c'è una formula di dedica: Apollonio, figlio di Apollodoro, figlio di Apollonio, dedico questa immagine di se stesso a tutti gli dei. E si vede poi, questa è la iscrizione sinetica parziale, subito Bosser ha visto che la scrittura andava di destra a sinistra. Questo è un aspetto sempre importante, la direzione della scrittura, allora decifrare evidentemente. E l'ha visto per una ragione molto semplice, perché se vediamo qui le diverse parole che vanno di destra a sinistra, vediamo che tutti e tre cominciano, se leggiamo da destra a sinistra, lettere simili, che si corrispondono con l'inizio esattamente identico, no, delle parole e dei nomi in greco. Apollonios, Apollodoru, Apollonios, nomi formati sul nome del dio Apollo. E anche vediamo in questa iscrizione come, se leggiamo da destra a sinistra, le prime lettere sono coincidenti. Le due prime lettere, almeno nel nome di destra e nel nome di sinistra, e il nome centrale anche, le due prime lettere. E poi, se compariamo il nome di destra e quello di sinistra, vediamo che il rapporto è ancora più stretto, perché tutti i segni sono identici, soltanto nel nome che appare in sinistra abbiamo due lettere di più. E questo ha fatto pensare evidentemente Bosser che questo era il nome Apollonio, che appariva in nominativo e in genitivo, come in greco. Abbiamo il nome Apollonio, figlio di Apollodoro e nipote di Apollonio. E questo genitivo era espresso per queste due lettere di più che vediamo nella parola della sinistra, in questa slide. Allora, c'era un altro problema anche. Per fare quadrare le cose, per fissare bene i valori, le corrispondenze fra il greco e le lettere sinetiche, era evidente che non si poteva applicare il valore A alla prima lettera, e allora si doveva cominciare per la P, perché se no non si riusciva a trovare la corrispondenza esatta. Allora qui abbiamo una forma Apolloni, no Apollonio, che è quello che aspetteremmo, ma questo non è un problema particolarmente importante, perché questo è un fenomeno ben noto nella lingua di Anatolia. Questi nomi di divinità come Apollo, Atena o Afrodita, nomi di divinità greche, molte volte appaiono senza la vocale iniziale, un fenomeno chiamato aferesi, è molto caratteristico. Per esempio, in licio Afrodita si chiama Pedrita o Padrita, senza questa A iniziale. Qui abbiamo lo stesso fenomeno, e allora è stato molto facile di applicare questi valori alle diverse lettere del sinetico. C'è un problema con il nome di Apollodoros, quello che resta in mezzo, perché se vediamo qui, la terza lettera, sempre da destra a sinistra, non è quella che si aspetterebbe, la L, come in Apollonio, ma è un'altra lettera che è coincidente con l'ultima del tema del nome, e questo evidentemente ha fatto pensare a Bosser che questa lettera era una R, no una L, e qui il nome non era Apollodoro, ma era Pordor, con una caduta della O, e poi con un fenomeno di assimilazione, Apollodoro, Poldor, Pordor. Un'assimilazione di L in R che è molto frequente in molte lingue. Nei dialetti italiani ne abbiamo molti esempi di questo rotacismo, e per esempio in corso abbiamo che alto è diventato arto, lo stesso fenomeno. E in questo modo Bosser è stato capace di decifrare alcune lettere, di cui soltanto commenterò la prima iscrizione. Anche con la seconda iscrizione ha potuto identificare altre lettere e ha potuto progressare nella decifrazione. Allora, questo è un esempio tipico di come funziona la decifrazione a partire dalle bilingue, no, in modo molto, molto semplice, ma ci sono alcuni problemi sempre. Il primo problema è che, questo succede nel caso del sinetico, è che se non abbiamo molti materiali bilingui, possiamo riuscire a decifrare soltanto quelle lettere implicate nelle bilingue.
Questo è successo nel caso del sidetico perché ancora non sappiamo i valori di altre lettere dell'alfabeto perché non sono presenti in questi bilingue. Anche lo stesso caso è successo nel processo di decifrazione del cario, nella prima versione, quella di John Ray, dove lui ha utilizzato alcuni bilingui, ma quelle lettere che non erano nel sistema di bilingue che lui aveva utilizzato restavano senza decifrare correttamente. Questo è un fenomeno che anche può succedere, può darsi perfettamente. Anche c'è un altro problema con le bilingue e quando abbiamo falsi bilingui. Qui un esempio tipicamente del cario, che è stato un esempio importante perché uno dei primi decifratori che ha fatto i tentativi di decifrare il cario, che è stato Kowalski, ha sbagliato soprattutto i suoi risultati per questa bilingue, tra altri elementi. Perché lui ha utilizzato questa bilingue quando in realtà non era una bilingue. In questa bilingue, quello che abbiamo è una parte egiziana, una formula di due nomi egiziani, Padiset, figlio di Tadi Tusir, ma non si corrisponde in assoluto con la parte caria. Qui forse quello che è successo è che la stella è stata riutilizzata e allora non c'è una corrispondenza. E se intentiamo qui forzare, obbligare al testo cario a dire quello che dice il testo egiziano, evidentemente la decifrazione sarà non riuscirà veramente, non funzionerà bene. Un altro problema anche sono le falsi amici. Questo è un esempio del cario molto, per me molto, molto bello, perché è il problema di questa bilingue. Questa è la bilingue di Larima, è una bilingue che abbiamo che costa di due pezzi, e questi pezzi sono stati trovati in anni diversi, in 70 anni di differenza fra la prima scoperta e la scoperta del secondo pezzo. E quando si conosceva il primo pezzo soltanto, nella parte greca di questa bilingue appariva il nome Ussollos, che è un nome tipicamente cario, ricordiamo il nome Ma Ussollos del re di Caria, che è un composto di questo nome, e allora nella prima riga della parte caria è una sequenza di lettere che si può leggere ancora con la nuova decifrazione, questo funziona in modo simile, non ha cambiato, una U, una S, una O, Usso, e la lettera finale non si sapeva bene il valore, allora si è pensato che questo potrebbe essere la forma corrispondente al Ussollos che appariva nella parte greca. Adesso sappiamo che questo non è certo. Abbiamo trovato l'altra parte dell'iscrizione. Nell'altra parte dell'iscrizione appare il nome Ussol scritto in cario correttamente, diciamo con una lettera diversa per la S, un'altra sibilante. Anche la lettera finale non è la stessa. Non sappiamo se è la stessa persona, possibilmente no, ma è lo stesso nome. E adesso anche sappiamo da un anno fa, a partire da una decifrazione recente che ho fatto io di una lettera caria e un'interpretazione dell'iscrizione di questa iscrizione di Larima, che questa forma Ussoch, forse pronunciata Ussoch, è la parola caria per anno, non ha niente a vedere con il nome Ussol. È un altro esempio di questi falsi amici che possiamo trovare con le corrispondenze onomastiche. Vediamo un altro punto di appoggio, la parentela della scrittura con altri sistemi grafici. Questo è anche un aspetto importante perché in questi casi possiamo dire che in alcuni casi funziona molto bene, altri molto pericoloso. Tipico nelle decifrazioni, le situazioni sono diverse. Per esempio, quando siamo sicuri della parentela di sistemi di scrittura, evidentemente il processo abituale è portare i valori dei segni della lingua della scrittura conosciuta a quella che si considera che è in parentela, è in rapporto genetico. Un esempio tipico è quello che accade con molte scritture derivate dal modello greco o dal modello fenicio, in cui nel caso del licio che abbiamo qui, in cui quello che si fa, evidentemente, per quelle lettere che hanno un aspetto chiaramente greco, è in principio provare con i valori greci. Poi sempre ci sono adattamenti che si devono fare, ma in principio funziona abbastanza bene. E poi il problema della decifrazione qui consiste in trovare i valori di quelle lettere diverse, che non sono di origine greca, che sono state create, utilizzate o riutilizzate per suoni che non esistevano in greco. E allora il processo di decifrazione è parzialmente fatto già, perché abbiamo molte lettere che hanno un valore chiaro. Ma dobbiamo dire che qui l'accezione del cario, come si sa, dove magari l'aspetto chiaramente
greco di molte lettere si è visto che non funzionava veramente come in greco, queste lettere hanno un valore diverso, è stato veramente il problema della decifrazione del cario, fino a che non si è visto che non funzionava così il cario, che non era un alfabeto come gli altri, ma che aveva questa particolarità, non è stato possibile decifrarlo completamente. Ma evidentemente le comparazioni del sistema di scritture per decifrare, quando è così chiaro, non ci sono problemi, con l'eccezione del cario, ma evidentemente quando la parentela è più lassa, diciamo, non è così sicura o abbiamo sistemi di scrittura con molta evoluzione, questo è più complicato. E qui è il rischio di applicare direttamente valori alle lettere in funzione della somiglianza formale con altre lettere, e questo è un terreno molto speculativo, perché evidentemente le scritture, soprattutto le scritture lineari, hanno grandi similitudini che possono essere assolutamente casuali, e qui questo è un fenomeno che veramente può affettare molto la decifrazione. Dobbiamo essere sempre molto cautelosi, molto prudenti con l'uso della comparazione fra scritture nel momento di decifrare. Ma in ogni caso è interessante ricordare che nella decifrazione della lineare B, che è un esempio di metodo, di metodologia fatta evidentemente da grande Michael Ventris, che è un esempio di metodologia, di rigore, di fissazione di quelle griglie fatte da Ventris, quello studio della distribuzione dei segni, eccetera. Il momento chiave, il momento della decifrazione in cui Ventris ha fatto quello breakthrough, ha trovato che la lingua era il greco, è stato un momento in cui, che era la celebre, la famosissima nota 20, la work note 20 di Ventris, in quel momento Ventris ha utilizzato anche la comparazione formale delle lettere, dei segni della lineare B con il sillabario cipriota per due lettere. È stato un elemento fondamentale. Evidentemente qui lo ha indovinato, ha trovato la soluzione, ma devo dire che è un caso interessante, che questo è un buon esempio di questa intuizione metodo, perché qui è stata intuizione basicamente quello che ha servito per fare la decifrazione della scrittura lineare B. Anche la parentela fra scritture si è rivelata molto interessante per la interpretazione piuttosto che per la decifrazione della lingua, nel senso più ampio che abbiamo detto al principio. In questo senso è interessante vedere che le scritture come la cuneiforme accadica, che sono scritture molto complesse, che hanno creato molte difficoltà di decifrazione, poi sono state molto utili per un fatto molto particolare, che è quello che la loro complessità, che è il fatto che abbiamo logogrammi, che abbiamo un sistema silabografico in cui i logogrammi evidentemente rappresentano parole, e che evidentemente questi logogrammi passano con lo stesso significato all'altra lingua in cui la scrittura è utilizzata. E abbiamo un esempio molto chiaro e anche bellissimo della decifrazione dell'itita fatta da Horodzny, che non è una decifrazione della scrittura, è una interpretazione della lingua. La scrittura era già nota, era cuneiforme antico babilonese, che è stato utilizzato per l'itita, con alcuni adattamenti, ma in principio era facile fare una decifrazione della scrittura diretta, ma il problema evidentemente era l'interpretazione della lingua. Ma nella celebre, la famosa frase che Horodzny ha utilizzato per esemplificare la sua interpretazione dell'itita come lingua indoeuropea, un elemento chiave è stato il fatto che di una delle parole lui sapeva il significato grazie a che era un logogramma, per pane. Lui qui non aveva bisogno di sapere come si diceva pane in itita, perché sapeva che questo segno rappresentava la parola pane. A partire di qui ha fatto evidentemente le identificazioni che sappiamo, no? Di Ezzateni con mangiare, con la comparazione linguistica con il tedesco Essen, o Water con acqua, e Cuteni con acqua in latino, e qui evidentemente il senso di mangerete pane e berrete acqua è stato facile di ottenere, ma partendo di questo aiuto che ha dato la presenza di logogrammi.
Ipotesi sulla lingua nascosta sotto la scrittura. Evidentemente è importante avere un'ipotesi sulla lingua nascosta sotto la scrittura, perché il problema che abbiamo con una decifrazione è che se non abbiamo elementi esterni o diversi per assicurare il valore dei segni presenti in quella scrittura, quando abbiamo i risultati della decifrazione, se la lingua non è conosciuta, non sappiamo se quella lingua veramente, se la decifrazione è corretta, non si può falsare il risultato. Questo è un aspetto importante. Evidentemente molte volte abbiamo altri elementi esterni che permettono di dire quella decifrazione è corretta, per esempio la presenza di nomi propri, ma evidentemente questo è un problema. Per questa ragione molte decifrazioni sempre partono di una ipotesi sulla lingua. Ma qui evidentemente è la questione di indovinare e di essere veramente riuscire a avere successo nella ipotesi. Questo non sempre succede. Abbiamo anche il caso di Ventris, è molto interessante perché Ventris ha sbagliato la ipotesi. Ventris era convinto che la scrittura lineare B nascondeva la lingua etrusca, una lingua non indoeuropea. E poi possiamo dire che nel caso di Ventris la decifrazione è imposta al decifratore. Ha obbligato il decifratore a accettare qual era la lingua. Ma abbiamo casi in cui la ipotesi sulla lingua è stata fondamentale. Un caso molto curioso, anche molto per me anche affascinante, è quello dell'alfabeto ugaritico. Come si sa, all'inizio del secolo del XX secolo si è cominciato a scavare la città di Ugarit, Ras Shamra, e si sono trovate iscrizioni in questo alfabeto. Si è visto subito che era un alfabeto perché i segni erano una trentina di segni, e allora la decifrazione è stata molto veloce. È stata fatta negli anni 20 e 30 dagli studiosi tedeschi e francesi, e questa decifrazione è stata possibile soltanto con l'ipotesi della lingua. Questi studiosi tutti erano convinti che la lingua doveva essere una lingua semitica molto vicina al fenicio, o anche lo identificava assolutamente con il fenicio o con l'ebraico. E ora questo è stato il punto di partenza. E vediamo il caso di uno dei decifratori, è stato molto interessante il caso di Vigolo, perché lui ha, come vedremo con questo esempio, non mi estenderò troppo, ma lui ha fatto una decifrazione che ha cominciato con una ipotesi linguistica. Lui ha visto questa sequenza, la che vediamo in questa ascia, vediamo una sequenza di segni che lui ha interpretato come un possibile nome di persona, e poi ha trovato la stessa sequenza ma preceduta di un altro segno, questo segno con tre marche verticali che vediamo in prima posizione, l'ha trovato in una tavoletta di argilla e lui ha pensato che questo segno iniziale che precedeva un nome di persona potrebbe essere una preposizione. Pensando che questo documento è una lettera, e come anche succede in accadico, dove abbiamo la preposizione ana che inizia e viene seguita da un nome di persona, qui ha pensato che questa è una preposizione. Evidentemente, come si dice a preposizione in fenicio, el. Allora lui ha attribuito il valore el a questa lettera, a questo segno, e poi ha cominciato a speculare. Per esempio ha trovato la parola per re, melek, melekem, ha trovato per esempio una sequenza di el preceduta e seguita dallo stesso segno, e ha pensato che questo soltanto succedeva in fenicio con il numerale 3, e ha attribuito il valore 3 a quella sequenza, e così. Lui ha anche altri studiosi, hanno fatto decifrazioni parallele a quella di Vigolo, ma è stato, come vediamo, una ipotesi linguistica, e applicare questa ipotesi linguistica direttamente al testo. Anche qui abbiamo il rischio, qui evidentemente il successo è chiaro e non dobbiamo criticare niente, ma sempre c'è il problema in molte decifrazioni o pseudodecifrazioni di fare un'ipotesi della lingua e poi intentare che la scrittura dica quello che noi pensiamo che è la lingua dietro la scrittura. E questo è un problema tipico di interpretazione di testi che credo che è molto, molto pericoloso. Ha successo nel caso del Cario, nella decifrazione di Sheforoskin, per esempio. Lui ha cercato di trovare forme delle lingue anatoliche, fare comparazione linguistica, forzare e dimostrare la sua decifrazione su questa base linguistica. Questo è anche un rischio tipico. Ipotesi sul contenuto e struttura dei testi. In questo caso è importante vedere che molti pseudodecifrazioni, curiosamente, prescindono assolutamente di questo elemento che è fondamentale.
la decifrazione deve ottenere un risultati che siano coerenti, consistenti con il tipo di testi, con il contesto in cui questi testi sono stati trovati e con la struttura di questi testi e il possibile contenuto. Questa è una cosa importantissima perché abbiamo esempi di molte decifrazioni o pseudodecifrazioni dove si ottiene un risultato assolutamente magico, testi religiosi, magici, di documenti che per il suo contesto forse sono semplicemente testi amministrativi. Ricordo che Ventris, quando nella sua decifrazione ha trovato una tavoletta con nomi di divinità, ha commentato a Chadwick che lui era un po' preoccupato perché non gli piaceva presentare questo come prova della decifrazione perché venivano da un'epoca in cui le decifrazioni sbagliate della linea B avevano consistito in presentare sempre nomi di divinità e più divinità come se fossero testi religiosi. Allora, ma in questo caso c'è un esempio che per me è il più importante, il più affascinante, ancora più per me che quello di Champollion, che è l'esempio di Grotefend, che è un esempio di come fare una decifrazione a partire di una ipotesi sul contenuto e la struttura di un testo, ma in questo caso non soltanto il contenuto e la struttura. Nel caso di Grotefend, lui ha indovinato, ha fabbricato una bilingue artificiale, diciamo, o virtuale, a partire da una serie di congetture e di ipotesi veramente solide, perché poi il risultato è stato veramente quello corretto. E come dico, la cosa affascinante, perché in questo caso non aveva nessun punto di appoggio esterno, soltanto aveva questi testi. Se mi senti bene? Si sente bene? Perché sì, ok, va bene. Allora, Grotefend ha lavorato con questi due testi che lui ha trovato in... che lui ha pensato, e non è, la idea non è originale sua, ma che esisteva, che questi testi possibilmente corrispondevano a testi dove si parlava di re Achemenide, re della dinastia Achemenida, e allora lui ha proposto di fare una interpretazione basandosi nel fatto che qui c'era contenuta una formula tipica reale persiana, il nome del re grande, re di re, con questa costruzione ponderativa, figlio di... Allora qui ha cominciato a cercare elementi, ha visto che c'era una sequenza che si ripeteva molto, evidentemente in questa formula ufficiale che si conosceva per re persiani posteriori, anche per le fonti classiche. La parola re doveva apparire molte volte, perché re di re, gran re, figlio del re, eccetera, e lui ha identificato questa sequenza come la parola per re. Poi, nel caso in cui questa parola appariva con alcuni segni addizionali, ha pensato che era il genitivo plurale della formula re di re. E poi anche è stato capace di identificare i nomi dei re citati qui, menzionati qui, perché ha visto che il primo nome di una delle iscrizioni appare anche nell'interno dell'altra iscrizione, è una posizione che aspettiamo che sarà quella della indicazione del padre del re. Allora, la seconda iscrizione è il re figlio dal re della prima iscrizione. E anche ha osservato una cosa molto interessante, perché evidentemente il problema era trovare di quale due re persiani si parlava qui. Lui ha visto che c'era una differenza fra la prima e la seconda iscrizione e che, cercando la parola re, nella prima iscrizione il possibile nome del padre del re non veniva accompagnato della parola re. Nella seconda sì, nella seconda questa sequenza che vediamo qui in blu viene accompagnata della parola re. Questo vuol dire che il primo re non era figlio di un re, il secondo re era figlio del primo re. E questo soltanto succede nella genealogia del re Achemenide con Dario e Serse. Dario era figlio di Staspes, che non fu re, e Serse era figlio del re Dario. E questa forma lui ha tradotto questi due testi, come dico, senza nessuna bilingue, soltanto per la sua immaginazione, e poi evidentemente ha cominciato a dare valori fonetici basandosi un'altra volta nelle corrispondenze di nomi. Se la prima parola era il nome per Darius, evidentemente ha cominciato a dare valori fonetici. Qui ha sbagliato molto, perché lui pensava che era un sistema puramente alfabetico. Allora ci sono molti errori in questa prima decifrazione dal punto di vista dei valori fonetici, silabici o semisilabici
del signario persiano antico, ma è evidentemente un esempio di genialità nella decifrazione. Essere capace di un testo dove non si capisce nulla e trovare la chiave come l'ha trovato Grotefend. Qui vediamo un esempio della sua proposta di decifrazione che è pubblicata nel suo momento. Allora, le ipotesi sul tipo di scrittura. Qui non parlerò molto perché piuttosto abbiamo detto alcuna cosa già e abbiamo visto come Gomez Moreno aveva fatto la proposta di considerare facendo un calcolo dei nomi delle lettere, dei segni nella scrittura iberica, che il sistema era semisilabico. Anche nel caso del ugaritico abbiamo visto questo. Sappiamo bene evidentemente che se il sistema alfabetico il numero di lettere sarà più ridotto, e se il sistema silabico sarà più ampio perché ci sono combinazioni, evidentemente le scritture logosilabiche come il geroglifico egiziano, il geroglifico maya o il cuneiforme sumero-accadico hanno un sacco di segni perché evidentemente sono necessari per tutti i logogrammi soprattutto. Allora questa è una questione che è anche importante. Uno dei grandi problemi della decifrazione molte volte è fissare l'elenco di segni di una scrittura, perché molte volte non sappiamo se siamo in fronte a varianti di lettere o sono veramente lettere diverse o segni diversi, e questa è una cosa che fa difficile. Nel caso del cario, per esempio, durante anni si aveva pensato che era un sistema semisilabico e era dovuto alle varietà locali degli alfabeti e anche alle varietà di registro, no, delle iscrizioni. Allora, nel punto 5 del tempo, piuttosto va bene la cosa, ma sarò un po' più veloce nella spiegazione. Quello che io chiamo i piccoli dettagli importanti sono alcuni aspetti, commenterò molto, molto, molto velocemente, che molte volte non sono opera dello stesso decifratore ultimo della scrittura, ma sono idee che si, osservazioni o appunti che accenni di altri studiosi, contribuiscono a dare la chiave della decifrazione. Per esempio, vediamo esempi molto chiari. Il cartoccio dei geroglifici egiziani. Quando si è visto che questi cartocci erano la forma di marcare nomi di persona, nomi di faraoni, nomi di imperatori, la decifrazione è stata molto facile, perché qui era decifrazione e interpretazione. E evidentemente la prima cosa che possiamo fare con un testo che non sappiamo come leggerlo né come interpretarlo è intentare trovare elementi, i nomi personali, i nomi propri, e fare questa prima distinzione fra nomi propri e il resto del testo. O per esempio, un altro esempio simile per la decifrazione del Luvio geroglifico, è stato molto importante identificare il determinativo, cioè questo segno che serve per dire che la parola che viene prima o dopo, in questo caso prima, è una parola che, in questo caso, è il determinativo di paese o città, quello è un toponimo. Allora, a partire da qui, come conosciamo toponimi, nomi di luoghi, come Carcamis, per esempio, è stato più facile trovare i diversi valori per i segni silabici. Questo è un esempio molto chiaro, dove si può leggere perfettamente Carcamisitsassa e poi, evidentemente, il segno per città che accompagna questa sequenza. Un altro esempio di questi piccoli dettagli è il manoscritto di Diego di Landa, questo autore del XVI secolo, che ha lasciato questo elenco di segni della scrittura maya. Lui parlava di alfabeto e questo ha creato molta confusione fra gli studiosi. Poi abbiamo visto che non era alfabeto, erano segni silabici, ma con il nome della lettera implicito. Quello che lui ha presentato come una B, in realtà era la sillaba BE, la vocale E. Ma questo evidentemente è stato un strumento fondamentale per la decifrazione. Questo è frutto del caso, è la sorte che abbiamo, la fortuna di avere questo documento che ha servito per la decifrazione, per Norosov e altri studiosi. O per esempio nel caso del lineare B abbiamo l'esempio dei logogrammi. Non sono molti, ma sono veramente permettono delimitare bene il contenuto delle tavolette. Questo è molto bello e anche è stato molto impressionante quando è stato decifrato, quando si vede questi equini qui rappresentati, questi cavalli, e poi troviamo segni silabici con parole come equo, poro, ono, che evidentemente hanno una comparazione con il greco diretta, no? Polos, hippos, onos, diversi equini rappresentati qui in questo
questa scrittura. O altri dettagli, per esempio, abbiamo visto la decifrazione di Grotefend, ma quella decifrazione è stata anche possibile grazie a che prima si aveva visto che c'era un segno specifico che serviva per dividere le parole. O per esempio nel caso del cario ho commentato il fatto che durante molti anni si pensava in un sistema semisilabico, ma quando si è trovata una grande iscrizione in cauno con un inventario di segni che sembrava praticamente tutto l'alfabeto cario, si è visto che era una scrittura alfabetica, che non era questa varietà enorme propria di un sistema silabico o semisilabico, ma che era un puro e semplice alfabeto. Innovazione. Questa è un'idea che anche commenta Morris Pope nel suo libro sulle decifrazioni, che lui dice che un elemento molto importante, quello che marca molte volte la decifrazione di una scrittura è le idee nuove che il decifratore presenta, come soprattutto in fronte a una serie di tradizioni, di inerzie, di pregiudizi sulla scrittura. Vediamo alcuni esempi molto velocemente di questa innovazione. Per esempio, questo è la morale di Seferman's, which concerns the introduction of new ideas. Questa è l'idea di Pope. Per esempio, nella scrittura iberica, l'ho detto, la grande innovazione non era dire che quelle leggende monetale erano i nomi di città, questo si sapeva già, o che l'origine della scrittura era fenicia o greca, ma la grande innovazione di Gomez Moreno è dire che il sistema grafico del iberico è semisilabico. Nel caso dei geroglifici egiziani o dei geroglifici maya sappiamo che evidentemente la grande innovazione è stata l'idea che veramente erano sistemi di scrittura, con segni con valore fonetico. Questa è una cosa che è stata evidentemente era questionata, era negata da molti studiosi prima. Nel caso del geroglifico maya è stato in questo senso molti anni ha dominato gli studi l'idea che quella era una rappresentazione simbolica ma non senza valore fonetico. Poi nel caso del lineare B, la grande nuova idea, quella della Work Note 20 di Ventris, è che la lingua è il greco. Questo è il punto che comincia la decifrazione definitiva. Nel caso del cario, credo che la idea basica è stato soprattutto quello che abbiamo detto, che le lettere di forma greca non hanno necessariamente valori greci. Quando i primi egittologi, soprattutto Zauchik, poi John Ray, che venivano da un mondo diverso dagli studi anatolici e che non avevano questi pregiudizi di pensare che un alfabeto di aspetto greco aveva valori greci per le lettere, quando queste persone hanno lasciato fuori questo pregiudizio, evidentemente la decifrazione è cominciata veramente. Metodo intuizione, parlerò poco perché credo che si è visto un po' come funziona la cosa. Abbiamo l'esempio più chiaro di metodo intuizione è quello di Ventris. Ventris ha utilizzato questo sistema, le tripletti di cover, anche ha fatto queste syllabic grid, ha fatto tutta una sorta di considerazioni evidentemente necessarie, importantissime per la decifrazione. Evidentemente il metodo deve essere molto rigoroso, quello che abbiamo detto, inventario corretto di segni, sapere come quello sistema di scrittura, se un sistema di scrittura silabico, un sistema di scrittura logosilabico, eccetera. Determinare queste cose è fondamentale per una decifrazione. Il rigore filologico dei testi, questo è fondamentale. Ma poi c'è un punto in cui Ventris comincia a speculare, comincia a portarsi per l'intuizione. E questo testo è interessante perché parla di frivolous, no? Digression, parla di una digressione frivola, parla di allucinazione. Anche veramente questo è il momento in cui vedi che quello è greco, in cui quando lui vede questo è greco, evidentemente è la intuizione quello che lo porta. E questa è la innovazione, questa idea nuova quello che lo porta alla decifrazione definitiva. Credo che Ventris è l'esempio più chiaro di questa combinazione di metodo e di intuizione. Senza l'intuizione ancora seguiremo nell'epoca della queste grids, ma evidentemente il momento in cui comincia a fare cose non troppo rigorose come utilizzare i segni della sillabario cipriota, come cominciare a pensare che alcuni testi presentano toponimi, è il momento in cui lui fa la decifrazione definitiva. Poi una cosa che è importante, questa è una riflessione più personale perché io l'ho vissuta con la decifrazione del cario e anche, soprattutto, l'esempio più chiaro è quello di Ventris con la lineare B, che è la reazione a catena. Quando si produce una reazione a catena,
il decifratore può pensare due cose: o che è diventato pazzo, che è una possibilità evidentemente, o che ha trovato la soluzione. Questo è interessante vedere come Ventris era un giorno era euforico quando ha fatto una festa familiare con amici. Diceva che I know it, l'ho trovato, lo conosco. Ma alcuni giorni dopo era assolutamente con una depressione perché pensava che tutto questo era un'argomentazione circolare, che lui aveva sbagliato tutto e che era frutto della hallucination. No? Allora questo è tipico nella decifrazione, quando le cose cominciano a uscire tutte. Nel caso di Ventris è bellissimo perché come la lingua che appare è una lingua inaspettata, come il greco in quel momento, e come è un greco che evidentemente riflettato graficamente in un modo molto peculiare, un greco arcaico, ma si vede che è greco, l'effetto della reazione a catena di queste scoperte felici, diciamo, no? In cui consiste la decifrazione corretta, è veramente un momento molto, molto intenso e molto emozionalmente molto, molto forte per la decifrazione. Poi c'è una questione anche interessante, che è la conferma esterna. Questo è un problema perché molte volte abbiamo una decifrazione e non sappiamo se si confermerà o no. Io in questo senso anche la fortuna è importante. Io ho avuto molta fortuna con il Cario, anche Ventris ha avuto la fortuna di la celebre tavoletta del tripode. Questa tavoletta è uscita, è conosciuta dopo la decifrazione e come si vede ci sono chiaramente dei logogrammi che rappresentano la parola, la forma di una tripode e poi abbiamo con la decifrazione di Ventris le sequenze tripode che evidentemente dimostra che la decifrazione è corretta e che la lingua è il greco. Anche nel caso del Cario abbiamo la fortuna di aver trovato due bilingui, la parte che mancava era la bilingue dei Larima e soprattutto la bilingue di Cauno, dove evidentemente la prima parola che appare è il nome della città di Cauno, letta con questi segni nuovi della decifrazione del Cario che abbiamo fatto, John Ray, Dieter Schure e io stesso, dove si può leggere perfettamente Kibit, che è la forma indigena del nome di Cauno, perché lo sappiamo anche per il liceo, dove la parola corrispondente per Cauno è Kibite. Anche c'è un altro caso molto interessante, molto bello, è la conferma esterna della decifrazione dei geroglifici maya. Una delle conferme esterne è stata questa parola che appare qui con tre segni, Kakawa, che evidentemente comparata con le lingue maya moderne, evidentemente la parola per cacao, per cioccolato, l'ingrediente principale del cioccolato. E allora questo appare in un recipiente dove c'erano resti, sono stati analizzati questi resti e i resti erano di cacao. Evidentemente questo è un caso dei bilingue, possiamo dire bilingue, non so se dire alimentari, non so come dirla, una bilingue veramente inaspettata. Qui sono i resti del prodotto, no? Dell'alimento, quello che si è trovato come conferma della decifrazione. E allora, finisco con parlando dei nemici della decifrazione. I nemici della decifrazione, io credo, sono tre. Il primo, evidentemente, è i pregiudizi. Abbiamo parlato della innovazione, è veramente quello che è difficile per una decifrazione, per quello che io ho vissuto nel caso del Cario, è non soltanto vincere, ma convincere. Essere capace di convincere altri studiosi, perché le inerzie sono molto forti. Anche una cosa molto curiosa che è successo diverse volte nelle decifrazioni sono esaminare al decifratore. Questo è stato fatto con il cuneiforme accadico, quando si è fatto una riunione e si è fatto a tre studiosi di fare decifrare lo stesso testo per vedere se c'era la stessa decifrazione. Anche nel caso di Ventris ha ricevuto alcune tavolette per vedere se veramente funzionava o non funzionava la decifrazione. Nel mio caso anche mi è successo lo stesso, perché con questa bilingue di Hilarima, quando è apparso il nuovo pezzo, Pierre Debord mi ha mandato la iscrizione, ma soltanto mi ha mandato il Cario, non mi ha mandato il greco. Perché lui non era convinto della decifrazione, ha pensato, vediamo cosa fa questo tizio con il Cario, per vedere se poi c'è alcuna corrispondenza con il greco, che io lo guardo, io me lo chiedo. Allora questa è stata una cosa tipica di molti casi, dove evidentemente i pregiudizi, le inerzie, fanno difficile
che il decifratore abbia successo. Anche un altro nemico del decifratore, evidentemente, sono i pseudodecifrazioni. Perché queste, come per esempio questo An Ancient Document in Alien Language, il problema è che sono molto più popolari queste cose che le vere decifrazioni, molte volte. È molto più comodo, è molto più popolare, è molto più giornalistico dire che tu hai decifrato il disco di Festo e che è un poema erotico, che dire che tu hai decifrato la linea B e che sono testi amministrativi assolutamente antierotici. No? Allora, questa è una cosa che veramente troviamo, questa tipologia di individui che fanno decifrazioni, e dobbiamo essere sempre molto cautelosi, molto, molto prudenti. E poi il terzo nemico della decifrazione, giustamente, del decifratore, è giustamente la follia. Diventare uno di questi autori. Per questa ragione io non sono un decifratore professionale, io mi ho trovato con il cario perché lavoravo sulle lingue anatoliche del primo millennio, evidentemente mi sono incuriosito, sempre mi ha interessato le scritture, evidentemente, ma è pericoloso diventare un decifratore professionale. Allora credo che quello che è importante sempre è che il lavoro del decifratore è un lavoro filologico, un lavoro linguistico, un lavoro anche con un background storico, archeologico importante e necessario. Questo è fondamentale. Vediamo molte persone, crittografi, anche di altri. Questo non vuol dire che una persona di un altro ambito non possa fare una decifrazione. Abbiamo esempi molto, molto famosi come quello di Ventris, giustamente, no? Ma Ventris era un architetto, ma era una persona con una formazione molto, molto grande, molto ampia, e anche si è lasciato consigliare molto bene. Ma in altri casi vediamo che anche filologi che sono diventati decifratori un po' dilettanti, no? Il dilettantismo, la follia sono sempre i nemici di una buona decifrazione. È tutto, credo che sono molto felice perché credo che è stato tutto senza interruzioni. Grazie, Ignazio. Sì, Zoom è stata particolarmente generosa con il tempo, non ci ha dato un cut-off time, siamo molto contenti per questo, ma soprattutto siamo contenti per il tuo contributo meraviglioso che ci ha dato non solo una panoramica, direi, esaustiva sul metodo e anche sul ruolo che viene giocato dalla fortuna in questi tentativi di decifrazione, ma ci ha fatto anche capire quanto sia difficile creare uno schema di questa tempesta perfetta che possa dare adito e possa essere una traiettoria efficace per una decifrazione. Io vorrei di successo, io vorrei dare spazio alle domande, però mi permetto come moderatrice di fare la prima, così rompo anche il ghiaccio. In questa presentazione c'è una specie di elefante, the elephant in the room, qualcosa di cui non abbiamo parlato, che sono le potenzialità di decifrazione per il futuro dei sistemi di scrittura ancora indecifrati. Oggi nel mondo ci sono una dozzina di sistemi antichi di scrittura ancora non, la cui lingua ancora non è stata identificata. E volevo fare un gioco, un esperimento con te per vedere quali sono le potenzialità di decifrazione, quindi di creazione di questa tempesta perfetta, sconfiggendo i nemici e usando gli altri elementi che hai citato, le altre strategie che hai citato, per riuscire a gettare luce, per esempio, sul rogorongo dell'isola di Pasqua che hai menzionato, o anche, per esempio, le scritture egee che non siano la lineare B, ma la lineare A, e il proto-elamita. Insomma, tutte queste scritture che ancora risultano enigmatiche. Il metodo che tu hai delineato è, come dire, un passepartout, però deve essere applicato alle criticità specifiche di specifici sistemi di scrittura che hanno i loro propri idiosincratici problemi. Come ci giostriamo per il futuro? Adesso bene, tu hai citato due esempi che sono, credo, molto interessanti, che sono molto diversi, ma sono complementari, la lineare A e il rongo-rongo. Nel caso della lineare A, credo che forse il problema è che la lingua è sconosciuta. Una decifrazione è possibile se la lingua è conosciuta, ossia abbiamo alcun modo di approcciarsi a quella lingua, ma se non abbiamo testi bilingui per fare la traduzione, se non abbiamo lingue che mostrano una parentela linguistica con quella lingua, è impossibile fare niente. Anche abbiamo esempi di lingue
decifrate, ma che non si capisce niente, come le teocretese, per esempio, no? Lo possiamo leggere perché è in alfabeto greco, ma non si capisce niente. Allora, credo che nel caso di lineare A è un problema linguistico, non tanto, forse anche un pregiudizio, dobbiamo cambiare tutto il sistema di decifrazione. Non lo credo, credo che ci sono evidenze per pensare che la decifrazione piuttosto il sistema deve essere simile a quello delle lineare B. Nel caso del rogo-rogo è diverso. Il caso del rogo-rogo è un po' enigmatico perché quello che dobbiamo elucidare è se veramente un sistema di scrittura con segni fonetici, con segni con valore fonetico. Questo è il problema. Perché se arriviamo a questo punto, io credo che deve essere decifrato. Perché il rogo-rogo, la ipotesi più logica dal punto di vista della lingua, è che sia Rapanui, evidentemente un Rapanui, non quello che si parla adesso, che è un Rapanui molto sotto l'influsso del tahitiano, ma anche il tahitiano è la lingua dello stesso gruppo polinesico, allora non è molto diversa in questo senso. Allora abbiamo i testi in rogo-rogo, abbiamo testi in Rapanui arcaico, diciamo, anche con un contenuto che può essere simile a quello dei testi. Abbiamo sei elementi che fanno pensare che questa scrittura, se veramente ha dei segni, è una scrittura, come intendiamo noi le scritture, con segni fonetici che possono essere interpretati foneticamente, sillabogrammi, o allora si potrà decifrare, deve potersi decifrare, è una questione di tempo. Però la prima cosa sarebbe quella di stabilire un repertorio grafico definitivo. Evidentemente, evidentemente. Insieme all'ografi. E sapere come funziona la scrittura, ma anche qui l'intuizione sarà importante, sarà importante. Alcuni intenti di decifrazione sono state basate nella intuizione, come quello di Fischer, per esempio, ma credo che non funziona, ma perché dobbiamo trovare è uno dei casi in cui se la scrittura non è un insieme di simboli puramente logografici, che allora sarà molto difficile perché è puramente arbitrario dare un valore a ogni segno, se tu soltanto sai che sono segni con valore logografico. Se veramente sono segni con valore fonetico, che questo comporta un'arbitrarietà nell'assegnazione del valore, allora si può decifrare, sono convinto, perché deve uscire la lingua del Rapanui che conosciamo. No? Allora, e secondo te potenzialmente sarebbe il sistema di scrittura con più possibilità di decifrazione in futuro? Il rongo-rongo? Vis-à-vis, per esempio, non so, il ciprominoico? In una graduatoria di potenziali, di papabili decifrazioni? Io per me il primo problema che si deve chiarire nel caso del rongo-rongo è come funziona la scrittura. Nel caso del ciprominoico sappiamo come funziona, sappiamo come funziona. Possiamo immaginarlo, no? Un sistema come questi sistemi EJ. Ma nel caso del rongo-rongo ancora abbiamo dei dubbi. Se veramente è una scrittura o è un tipo di sistema semasiografico per riflettere... ma se è una scrittura veramente come capiamo, una scrittura come qualsiasi delle scritture decifrate, dove tu puoi leggere perfettamente la cadena fonica, la catena fonica, allora si deve poter decifrare. Sì. E invece per quello che riguarda il sistema di scrittura della Valle dell'Indo, poi lascio la platea a chi vuole fare altre domande. Qui anche credo che, qui io non conosco bene il problema, ma credo che anche qui c'è il problema della lingua. La lingua è sconosciuta. Credo che tutti i tentativi di trovare una decifrazione basata in alcuna lingua conosciuta non hanno funzionato, ma non conosco bene, è un tipo di scrittura che non ho lavorato su quella, e allora non so esattamente pensare come può essere risolto il problema della scrittura. Il problema è anche perché c'è un dissidio interno, se si tratti di scrittura vera e propria oppure no. Lascio la parola a Alessandro Piccolo, che ha alzato la mano e vorrebbe fare una domanda. Grazie. Si sente? Si sente, sì. Alessandro. Prego. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie al professor Diego per questa bellissima presentazione. Allora, io professore le volevo porre un paio di questioni. La prima questione... Adesso ho perso la... Si è interrotto. Alessandro si è interrotto. Nel caso... Alessandro, mi scusi, si è interrotto. Le dobbiamo chiedere di ripetere la domanda. Mi sentite adesso? Adesso sì. Allora, dicevo, nel caso...
Alessandro, di nuovo interrotto. Dunque, almeno dal mio cotè, Alessandro è... Non lo decifra sento. Il cario con l'egizio. Sì. Alessandro, mi scusi, ma credo ci sia un problema con la sua connessione perché non abbiamo sentito la sua domanda. Può scriverla sulla chat, magari? Se può scriverla, sì. Vado al chat sì. E se... Basta decifrarla. Basta decifrarla, ma usiamo l'umile alfabeto. Alessandro, se adesso... può scrivere la domanda sulla chat, forse... Sì, sto controllando la chat e se... E intanto se c'è magari qualcun altro che vuole fare una domanda mentre Alessandro scrive sulla chat. Io potrei fare una domanda, ma è un po' lontana da questa problematica. Magari la farò dopo. È sulla questione di scritture e non scritture, come il Voynich, il manoscritto di Voynich, ma ripeto, forse è un problema a margine. No, non è un problema. Sente? Sì, nel senso che non è una scrittura e poi... Sì, qui è importante, stato... sì, ho scritto Voynich, anche mi sono interessato un po' negli ultimi tempi, per un po' per caso, ma credo che dobbiamo differenziare perché quando parliamo di queste scritture decifrate non sono crittografia, non c'è la volontà di nascondere il testo. Sono nascosti per noi perché non sappiamo il sistema come funziona, ma gli autori, i creatori della cuneiforme o dei geroglifi egiziani non avevano la volontà di nascondere. E certo che poi sono scritture più complesse o meno complesse, anche c'è una evoluzione molte volte nel caso dell'egiziano, anche nel caso del cuneiforme accadico, che forse è diventata una scrittura un po' più complessa con una volontà di farla complicata, ma in principio questo è diverso al caso di Voynich, dove pensiamo, se non è un falso, pensiamo che c'è una volontà di mettere e decrittografiare, diciamo, no? Allora il problema è decrittare il codice. Questo non è così facile. Sì, la domanda era, ovviamente ora c'è l'altro intervento, era anche del computer, questo perché poi le dirò dopo, in quanto la soluzione non è una scrittura, è stato già fatto via computer, ma è un'altra, però ripeto, non voglio anticipare, nel senso che c'è una persona magari che sta per... Poi basta l'altra. Uno strumento grafico come questa sfera, non so se si vede, per decifrare Voynich, se uno vuole provare. Sono stato all'incontro che si fece qui in Italia, oppure una più piccola, perché sono praticamente delle anamorfose, insomma, praticamente non è una presa un po' in giro, nel senso che a metà del 400 si sono fatti alcuni tentativi grafici anamorfici, diciamo. Io se vedo ci sono delle figure umane, tutto qui. Sì. Però non ne ho interpretato, io già facevo anamorfismo, quindi l'ho applicato proprio perché non è una lingua. In questo senso il computer cosa può servire? Perché tramite il computer si è visto che non è una lingua perché non aveva le caratteristiche. Questa è la domanda poi, cioè come Voynich fosse una lingua, il computer può essere utile, il computer, i programmi, eccetera. Ripeto, non voglio non però precedere la persona. Questo non solo per il Voynich, in realtà, che ruolo può giocare nella tua griglia di potenzialità, della tempesta perfetta, il numero 6, l'innovazione, che ruolo può giocare il computer, i neural networks, certo. Machine-based strategies per le decifrazioni, non solo del sistema di scrittura, cioè la scrittura del Voynich, del manoscritto di Voynich. Che ruolo possono avere i computer in un prossimo futuro? Non so, queste decifrazioni che abbiamo visto sono fatte senza aiuto di computer. E io credo evidentemente che quando parliamo di metodo e intuizione, per il metodo tutto quello che sia evidentemente avere tutti i dati sistematizzati, organizzati, anche per fare cercare le sequenze. Questo evidentemente è molto utile, utilissimo. Sempre questo punto dell'intuizione, perché evidentemente il computer ha quello che tu vuoi dargli. Questo è importantissimo, come il computer può aiutare, ma se tu hai le idee chiare di quello che tu vuoi ottenere dal computer. Questo era un caso limite perché ha dimostrato il computer, perché
quella che, di cui è composta la scrittura e quindi anche il linguaggio e il senso, nel caso Voynich sembra sia infimo, cioè non comunica niente per le sue caratteristiche. Quindi in questo caso è servita in negativo, come dire. Sì, certo, è possibile. No, come dico, Grotefend non ha utilizzato un computer e ha decifrato il cuneiforme persiano. Però, allora, ma credo che, evidentemente, soprattutto è anche una questione di volume della documentazione. Quando abbiamo le scritture non decifrate che hanno un volume considerabile di documentazione, anche se vogliamo controllare i segni, la frequenza dei segni, tutto questo l'ha fatto Ventris anche con il lineare IB senza computer, ma l'ha fatto con la sua testa, anche se abbiamo un computer che ci aiuta molto meglio. Ventris, evidentemente credo che ha avuto molta fortuna perché i testi di lineare B sono per la maggior parte molto ben leggibili, però guardando il Rongorongo per esempio c'è un Mare Magnum, ma anche lo stesso Cipromenato, sì, una varietà grafica notevole, quindi... Per questo dico che per esempio nel caso del Rongorongo dipende come tu interpreti i segni e tu porti questi segni al computer, poi i risultati non sono gli stessi. Certo. Ci sono delle decisioni che devo fare certo, l'umano, diciamo, no? quando utilizza i dati. E poi anche io ho la questione di Alessandro. Alessandro, leggiamo il commento e la domanda insieme. Nel caso di lingue decifrate a partire da altre lingue, IG il cario a partire dall'egiziano, quanto può la lingua decifrata aiutarci a capire meglio la lingua di partenza? Per esempio, il segno egiziano convenzionalmente traslitterato come D corrisponderebbe in realtà a una T enfatica, ma i cari lo rendono condanno alle iscrizioni più antiche contè quelle più recenti. Come si spiega questo? È solo un'idiosincrasia caria o è il riflesso di una realtà fonologica egizia? Questa è una buona questione, veramente, perché evidentemente nell'adattamento di nomi, anche nelle iscrizioni bilingue, abbiamo la confrontazione di due sistemi grafici diversi, evidentemente per approssimazione. È certo che molte volte può essere utile per capire meglio il sistema fonologico dell'altra lingua. Abbiamo alcuni esempi, per esempio nel caso del persiano antico c'è il suono rappresentato della za, che non sappiamo bene come va, è interessante vedere come è stato riflettito in altre lingue. In questo caso mi dice che questo il segno la de, il segno egiziano è una de enfatica, ma in cario questa distinzione sì, per esempio la pedenate. Non lo sappiamo bene, quello veramente è una... Abbiamo pochi esempi di questo, è certo che per esempio nel caso dell'nome pedenate, che è una delle forme più arcaiche che abbiamo in cario, il cario lo rende con una D, e questo è evidente. Non sono specialista in lingua egiziana, non so se... può essere interessante, credo, per gli studiosi. Infatti è interessante vedere che Wittmann, che è un egittologo che conosce molto bene l'epoca del greco dell'egiziano demotico, ha fatto delle contributi molto interessanti, anche migliorando cose di Ray, perché credo che lui conosceva molto meglio questa epoca linguistica dell'egiziano. Evidentemente sono questioni che io non posso rispondere, piuttosto gli egittologi devono valorare. Quello possiamo dire che in cario abbiamo una D e poi abbiamo una T, questo è certo. Come interpretarlo? Non lo so. Anche... sono pochi esempi per poter concludere molte cose, ma è certo, anche in questo caso non sappiamo bene come interpretarlo. Non lo so. Ma è interessante, sì, molte volte può orientare sul livello di lingua, sulla lingua come si parlava veramente. Un buon indizio che anche abbiamo utilizzato per comparare il greco con licio, per esempio, o greco con cario o altri sistemi. Sì, è un effetto anche di retroalimentazione, diciamo, no? Alessandro Piccolo aveva anche un'altra questione. Nel caso dell'ideologia come ostacolo alla decifrazione, non è che le difficoltà inerenti alla decifrazione del lineare A derivano dall'ipotesi che i minoci parlassero una lingua indoeuropea e non magari una lingua semitica? Non lo so, perché in questo caso, se fosse una lingua indoeuropea o se fosse una lingua semitica, il problema di lineare A come lineare B aveva lo stesso problema, che è un sistema grafico molto deficiente, in principio, pensiamo. Pensiamo che non serve bene, è molto ambiguo. Per gli usuari non è ambiguo perché è facile risolvere l'ambiguità perché tu conosci la lingua, ma se tu non conosci la lingua, questa è stata una delle critiche a Ventris, i detrattori della decifrazione, che questo poro può essere polo, ma anche può essere pollo, può essere poslo. Allora, nel lineare A abbiamo lo stesso problema. Io credo che se fosse una lingua semitica o fosse una lingua indoeuropea,
Forse il progresso sarebbe stato più chiaro, ho dei dubbi, neanche, ma abbiamo il primo problema, è il problema grafico nel lineare A, credo io, che è molto ambiguo in questo senso. E ancora non abbiamo trovato elementi per me chiari di rapporto con le lingue semitiche in europee. Io credo che se fosse questa affinità, evidentemente le lingue europee sono molto, molto diverse, ma evidentemente non lo so. La ideologia è sempre, sempre presente, i pregiudizi sono sempre presenti. Il caso dei lineari B è chiarissimo, perché tutta l'opinione era che generalizzata che quello non poteva essere greco. Magari che erano evidenze che forse sì, che e poi si è visto che era greco, no? No, no. Ma questa è una cosa che sempre marca molto la decifrazione, evidentemente. Sì, è parte del problema anche legato allo studio del sistema di scrittura della Valle dell'Indo, con questo grande contrasto fra coloro che vogliono vedere una potenzialità indoeuropea e quelli che invece vogliono vedere una potenzialità invece più dravidica locale, e quindi questo sposterebbe tutti i parametri, i baricentri della nostra ricostruzione dell'indoeuropeo da zero, parliamo di, insomma, del terzo millennio avanti Cristo, quindi è un bel problema. C'era un'altra domanda di Dennis: quali esempi abbiamo oltre alcune forme sumero-accadico di scritture usate nell'antichità per codificare lingue diverse? Quali esempi? Bella domanda. Per la stessa scrittura per lingue diverse. Evidentemente l'alfabeto fenicio e l'alfabeto greco sono le due grandi sistemi che hanno avuto un grande esito, un grande successo in tutto il mondo. Anche abbiamo il meloitico come derivazione della scrittura egiziana, per esempio, no? Abbiamo anche lo stesso alfabeto in origine è un adattamento, almeno sembra una imitazione, ma non genetica, ma forse sì visuale, della scrittura egiziana, no? L'alfabeto proto-sinaitico non deriva direttamente, ma c'è un'affinità, almeno c'è un contatto forse di sistema di scritture. E in principio sì che è certo che molti sistemi di grafici sono legati a una lingua determinata, ma perché poi anche c'è il componente dell'identità, no? che dà la scrittura. Ma in principio abbiamo questi esempi in cui le lingue diverse sono utilizzate per... Ma forse quelle più con più successo è stata prima la scrittura cuneiforme. Pensiamo che cuneiforme persiano e cuneiforme ugaritico non sono geneticamente in rapporto con il cuneiforme sumero-accadico. I cuneiformi soltanto hanno l'aspetto formale, la visuale, ma sono hanno origini diverse. Con il forme ugaritico l'origine l'ha possibilmente nella scrittura alfabetica cananea, fenicia, eccetera. È una rielaborazione di questa scrittura con forma con il forme, e poi nel caso della scrittura del persiano antico è una creazione propria, sembra. Non si conosce il modello, ma non ha niente a vedere, è una versione fake del cuneiforme sumero-accadico. L'alfabeto persiano credo che è stata la volontà di questi re achemenide di mostrare che loro avevano anche una scrittura cuneiforme, ma non hanno voluto impararla, farla così complessa, perché hanno fatto un sistema che forse è una imitazione funzionale di un sistema piuttosto semitico, penso, dal punto di vista funzionale. Formalmente cuneiforme, ma la scrittura funzionalmente è una scrittura, è un sistema silabico defettivo, alfabetico silabico un po' particolare. Vedo il ritratto di Champollion. Sì, qui lo abbiamo. Si vede bene, no? Che stai qui. Yeah. Champollion, sì. Ci sono altre domande? Io avrei tre piccolissime questioni. Andrea. Adesso mi paleso. Innanzitutto grazie per il bellissimo seminario. Sono tre questioni velocissime. La prima è se secondo lei il punto 3 che ha citato, ovvero l'appoggio dell'onomastica, possa in qualche modo esistere, diciamo, di per sé, oppure debba per forza essere abbinato a uno dei punti che ha citato nella parte 4, ovvero l'analisi del contesto e la possibile appoggio del significato dedotto esternamente dall'iscrizione. Sì,
Certo, e infatti questi punti di appoggio sono complementari e si devono approfittare sempre perché esistono o non esistono in funzione della situazione. Evidentemente davanti ad un testo non decifrato, prima non sappiamo cosa fare con quello testo e quello che dobbiamo fare è intentare trovare degli elementi distintivi. Allora l'identificazione di elementi onomastici è fondamentale e anche la struttura permette farlo. Questo per esempio nel caso del cario è molto interessante perché abbiamo molte iscrizioni carie, sono graffiti, sono iscrizioni funerarie dove evidentemente aspettiamo nomi di persone. E curiosamente la decifrazione di Szeworowski, che è quella previa alla definitiva, che evidentemente lui ha sbagliato con il sistema, lui ha trovato il problema che non apparivano i nomi di persone. Noi conosciamo bene i nomi di persone carie perché nelle fonti greche abbiamo molti nomi cari adattati al greco, e possiamo sapere come Ausolo, eccetera, ma questi nomi non apparivano. Allora, quello che ha fatto Szeworowski, curiosamente, ha cominciato a derivare la sua interpretazione dei testi a trovare lessico comune, perché non trovava nomi di persona. Ma questo andava contro la struttura e contro il contenuto aspettabile dell'iscrizione carie. E evidentemente questa è la dimostrazione che la sua decifrazione non funzionava bene. E negli ultimi anni, prima della decifrazione definitiva, si vedeva come utilizzava il metodo etimologico per interpretare, evidentemente lui considerava già decifrato il cario, e utilizzava il metodo etimologico per interpretare le forme, evidentemente la onomastica non usciva. E allora per noi è stato molto importante, per me quello che mi ha fatto pensare che John Ray stava riuscendo a decifrare il cario, è stato vedere giustamente che lui trovava nomi di persone carie nei testi. Epigres, Usollos, eccetera, apparivano. E poi quando abbiamo cambiato alcuni valori dei segni, l'apparizione, quando ho presentato il mio contributo al convegno di Roma sul cario nel 1993, si chiamava le identificazioni onomastiche del cario, ma non soltanto delle bilingue, di tutto quello che ho trovato nelle iscrizioni, a partire evidentemente anche dello studio della struttura delle iscrizioni. Sì, sì, sono cose assolutamente complementari. Grazie. Avevo poi un piccolissimo dubbio sulla parte greca dell'iscrizione sidetica. Sì. Sarebbe l'ideale riprendere la slide. Sì, un attimo, che la metto qui. Vediamo. Devo dire che ho fatto una versione molto, molto semplificata della questione, sì. Queste parole qui. Ecco, io mi sarei aspettato per la seconda parola... Sì. Scusa, che devo fare un attimo, che voglio fare un'altra cosa. Adesso sì. Sì, io mi sarei aspettato per la seconda parola una sequenza identica a quella della terza. In quale senso? Due genitivi, OU. Questo è interessante. La lettera finale, che questa lettera, questo segno verticale come una I, diciamo, è una S, una sibilante che marca il genitivo, forse perché pensiamo che ci sono altri argomenti, no? Ma pensiamo che il genitivo in S, tipico del cario, del licio, bueno, del licio pio, milio, miliaco, anche in anatolico, nelle lingue lufiche. Allora, qui quello che abbiamo, si legge, è l'ultima parola, si legge come polonillas in questo momento, polonillas. Abbiamo pordors polonillas. E qui non è chiaro se questo as sta marcando un genitivo derivato o semplicemente un'altra... in una forma alternante della desinenza di genitivo, non sappiamo. Sappiamo che abbiamo bordos e polonillas. Dobbiamo dire che questa yot de polonillas è una decifrazione recente fatta da Pérez Orozco, perché previamente si leggeva come una wa, come una wow, poloniwas. Ma Pérez Orozco, anche Shura, lo aveva proposto, che ha visto che questa lettera in realtà era una yot, una... Allora, non so se il problema è questo, quello che tu vedi, o c'è un'altra... C'è un altro problema con... No. Sì. Grazie. Sono genitivi o possessivi, non sappiamo bene. Avevamo Elexele, spero di aver pronunciato bene il nome, con la prossima domanda. Prego. Innanzitutto grazie mille, professore, per questa bellissima lezione, davvero molto interessante. Volevo chiedere, nel caso in cui sembri o comunque si tratti di una scrittura
che utilizza più modelli. Cioè, non so se volevo chiedere quanto comune fosse questo caso, cioè avere una scrittura che utilizza più modelli per creare le sue lettere. E come si lavora in questo caso? Cioè, se mi sembra evidente, a dare un'occhiata alla scrittura, che alcune lettere, alcuni segni sono stati presi da un tipo di scrittura magari comune nell'area e altri da un'altra. Come si lavora in questo caso e quanto è comune questo meccanismo, se esiste? Non l'ho sentito bene, perché il suono non mi arriva bene. Puoi ripetere la questione? Sì, certo. No, volevo chiedere, nel caso di scritture che abbiano più modelli, più template, come si lavora? Cioè, più modelli vuoi dire che vengono da diverse origini? Sì, esiste, cioè con questo meccanismo esiste ed è comune, oppure è qualcosa di molto raro, o, insomma, come si lavora quando vediamo... Bene, gli esempi di scritture che, diciamo, di origine diversa, una scrittura con due origini diverse non sono molto frequenti, Abbiamo un esempio tipico, è quello dell'alfabeto copto, che sappiamo che è un alfabeto di origine greca, ma alcuni segni supplementari sono di origine egiziana. Sono segni demotici, sono approfittati per fare quelle consonanti che non appaiono nella scrittura nell'alfabeto greco. In principio non è normale trovare, evidentemente anche abbiamo l'esempio è decifrato, no? Del giapponese, che utilizza anche ideogrammi cinesi, ma in queste scritture antiche non abbiamo questa... Abbiamo alcune ipotesi, perché ci sono certe tradizioni che pensavano, per esempio, che alcune scritture di Anatolia erano una derivazione simultanea di un alfabeto greco e di scritture silabiche. Questo per il cario si aveva detto, no? Che una parte dei segni cari erano di origine egea, dei silabari egeo o asiatico, ma questo sono visioni superate assolutamente. Quello che vediamo in queste scritture soprattutto è che ci sono lettere che vengono dal greco, nel caso del cario non sappiamo bene perché hanno cambiato i valori, e poi sono altre lettere supplementari per completare i suoni che non sono nel modello greco. Suoni particolari, ma l'idea di due scritture diverse, questo non è frequente. Abbiamo pochi esempi di scritture come queste, soprattutto questo accade in alcuni alfabeti che conosca, il caso del copto è molto chiaro, anche il caso dell'alfabeto gotico, alcune lettere hanno un'origine possibilmente, si hanno mischiato lettere di origine greca e latina e forse anche di origine germanica, ma non è abituale trovare una mischia, no? di sistemi di scrittura. Ma a meno che non venga fatto apposta, come nel cario, come nel caso, per esempio, del Cherokee, Sequoia, prende. Sì, no, evidentemente. Chiaramente ad hoc. Sì, quel problema che abbiamo, che si è visto nella storia, che evidentemente questo è un po' quello della. Enti non sono moltiplicanda, e se abbiamo molti problemi con decifrare una scrittura, se pensiamo che ha un'origine. Multiple, in principio questo non ci deve, come ipotesi non funziona, ma in ogni caso sono pochi esempi, per me sono pochi esempi come questo. In principio quello che abbiamo è la scrittura si prende di un modello o si imita visualmente in alcuni casi e poi si complementa con altre cose, con altre forme. Ma l'idea di una fusione di due scritture, io questo non lo conosco, non l'ho visto chiaramente. No, perché... faccio una domanda del tutto interessante, perché io mi occupo di Panfilio e ci sono delle lettere dell'alfabeto Panfilio, il Sampi Panfilio e il Digamma Panfilio, la cui origine non è molto chiara, e alcuni studiosi dicono che potrebbero essere state appunto prese in prestito, diciamo, da alfabeti invece anatolici, quindi era un... Sì, questo è un'altra cosa. Certo, questo è un'altra cosa, questo è simile a quello che diciamo del copto, evidentemente possiamo avere una scrittura. Il problema che abbiamo con questi è con queste, evidentemente il Sampi sembra essere una lettera presa da alcun modello anatolico, esatto, possibilmente, ma poi ha circolato molto, allora forse questo è uno dei pochi esempi dove anche in Panfilo, certo che abbiamo alcune lettere che
soprattutto il Ciampi, che è molto, non soltanto in Mafila, anche in altre scritture, abbiamo questi esempi di lettera, che può essere una lettera indigena per un suono che appare in alcune parole di origine straniera in greco o anche per alcuni risultati fonetici particolari in greco. Sì. Allora, il Ciampi ha fatto questa funzione basicamente in greco, no? E anche utilizzato nel greco di Caria per la S Caria, questa S che abbiamo visto di Usollo è utilizzata. Ma sono casi molto particolari di un segno, due, o un'idea di due scritture che sono entrate in contatto e hanno fatto un sistema misto, non lo troviamo. Un esempio come quello del giapponese, non lo troviamo. Io non l'ho trovato, non lo conosco. Grazie mille, professore. Bene. Eleonora, non ti avevo riconosciuta, adesso ti ho riconosciuta. Avevi un nomignolo criptico. Ci sono altre domande? Non so se posso approfittare, sono invasivo, ma approfitto che c'è appunto il professore per una domanda sempre un po' ai margini, perché ovviamente oltre che la questione archeologica in sé, diciamo, linguistica e di antichità, filologica, archeologica, c'è anche quella logica, cioè la logica ci dice che, è una domanda ma devo fare una premessa, mi scusi, che ci dice che comunque il linguaggio e la scrittura sono collegati, quindi volevo chiedere, nel senso che ovviamente senza il linguaggio non esisterebbe la scrittura, se lei e chi ascolta ora che è presente, a proposito del linguaggio, dell'origine del linguaggio, di cui io ovviamente mi occupo, come credo altri si occupano di altre cose, ci sia una unicità, cioè una monogenesi, perché questo forse a mio avviso aiuterebbe anche parzialmente nella comprensione sia delle strutture linguistiche anche della trasformazione, essendo poi la scrittura nient'altro che la rappresentazione simbolica, sempre più simbolica, tant'è vero che oggi le scritture sono anche appunto informatiche, fatte di numeri, eppure comunque servono molto a comunicare in tutto il mondo, con la velocità ormai impossibile da poter ottenere con i nostri alfabeti, diciamo. E quindi volevo chiedere questa doppia domanda. Uno, se lo studio del linguaggio è anche il fatto che appunto ci sia eventualmente una monogenesi, se non una poligenesi, io sono per la monogenesi, possa essere importante per la struttura alla base. E poi l'altra, personalmente volevo sapere se si è dedicato a un problema come il disco di Festo o Festos, perché quello è un esercizio, credo, molto interessante, se l'ho fatto, so chi ha tentato con alcuni dubbi, di questione logica, anche perché si presenta, a mio avviso, proprio con dell'onomastica sul lato posteriore. Questa è una mia semplice ipotesi, ma credo che ci sia proprio la possibilità di interpretare su uno dei due lati quello secondario, in questo messaggio, questa lettera che fosse, diciamo, di trasmissione tra due personaggi, forse dei re, credo ci sia una onomastica. Quindi questo è un fatto a parte. Il disco di Festo per me è, diciamo, una questione importante a livello di decifrazione e di interpretazione, anche ovviamente se si sa che lingua è. Tutto qui, sono due domande in una, grazie. Ok, va bene. Sull'origine del linguaggio un attimo scusatemi, okay. Sull'origine del linguaggio devo dire che la Société des Linguistes de Paris molti anni fa aveva proibito discutere sull'origine del linguaggio, perché veramente non è una questione molto problematica. Io anche sono d'accordo con la monogenesi del linguaggio, ma credo che la scrittura è un fenomeno che appare molto più tardi, è un fenomeno che evidentemente è un fenomeno culturale che non tutte le culture hanno sviluppato. Credo che evidentemente la scrittura è una manifestazione della lingua, il fatto che è una forma di codificare la lingua, e credo che quello che sì che è certo è che, dello stesso modo che c'è una monogenesi delle lingue, io sono convinto, anche siamo tutti la stessa specie umana e abbiamo lo stesso cervello, vediamo, e questo non abbiamo parlato di cifrazione, non del sistema di scrittura, ma evidentemente vediamo che i meccanismi per creare la scrittura sono stati molto simili in luoghi molto diversi del mondo. Le scritture pristine, diciamo, no? Le prime scritture presentano i meccanismi molto simili, il rebus principal, l'acrofonia, sono fenomeni che evidentemente rispondono, credo io, alle,
soluzioni identiche dell'umanità in luoghi diversi, ma anche determinati dalla tipologia delle lingue sono diverse. Questo è anche un elemento importante nella creazione e sviluppo delle scritture. Grazie. Allora, questa è una questione. La seconda questione che era sul disco di Festo, e io credo che sono molto scettico con il disco di Festo, soprattutto perché è un unicum, e non abbiamo, io non vedo un punto di appoggio chiaro nel disco di Festo. Abbiamo evidentemente segni che sono ripetuti nel disco, abbiamo certi elementi ricorrenti che si possono fare un po' di speculazione sulla distribuzione di segni, ma evidentemente è un testo molto limitato nelle sue caratteristiche. Non credo che si possa fare una decifrazione veramente falsabile, questo è molto importante. Per lei non è un falso, questo vuol dire. Poi possiamo sapere se la decifrazione è falsa o corretta, soltanto nel caso che il risultato fosse una lingua conosciuta e che fosse senza fare nessun inganno, perché ricordo per esempio che Focuno ha fatto una decifrazione del disco di Festo dove ha proposto per un segno che appariva in finale un valore io in una forma assolutamente arbitraria e poi ha detto no, questo è un genitivo arcaico greco. Allora, questo evidentemente è fare un inganno assoluto, no? Se non facciamo le cose così... Io sono solo perché sono un architetto e quindi idealmente sono un collega di Ventris, ho tentato questo. Le posso dire solo che per decifrarlo, nel lato B, cioè quello che si chiama il lato posteriore, ci sono, ma credo sia anche facile, due delle ripetizioni che sono probabilmente onomastica reale, ora non posso dire perché, e sapendola... le dinastie dei re di quell'area, ora si è erittita, eccetera, si può inserire, sono probabilmente dei nomi che hanno quattro o cinque sillabe, trovare, credo cinque addirittura, trovare il nome di questo re, ce ne sono, insomma, su Pilulium per dire altri, che non corrispondono. Io ho provato, secondo me, ripeto, c'è la possibilità se quei termini sono dei, come diceva lei, dell'onomastica come punto d'appoggio. Lo faccio in memoria di Ventris come architetto, anche se non sono, ripeto, non faccio questo mestiere, però... Io terrei a precisare che il disco di Festo ha 244 segni sul recto e verso in totale e che dunque è una miserrima fonte di dati. Però, ripeto, ci sono alcuni punti. Ora, se qualcuno vuole essere in contatto, se il professore vuole che io le spedisca anche delle cose. No, il problema è la falsabilità. Non possiamo sapere, io. Forse lui... Ha indovinato o ha risolto il problema, ma non sappiamo come confermarlo, non sappiamo. No, però ripeto, c'è la possibilità che ci sia un'onomastica che corrisponda a dei re che in quelle, se la datazione, ovviamente concordassimo su una certa datazione, sarebbero semplici. Per ora l'ho fatta come cosa per me conclusiva, per dire se qualcuno è disponibile come offerta o proposta su questo tema, si può, insomma, chiunque, penso che voi siete a Bologna, siete interessati, professore, maggiormente, io... Più che un fatto intuitivo, come lei diceva prima, non sono un linguista in questo senso, mi occupo dell'origine del linguaggio. Volentieri, ecco, grazie, la ringraziamo molto per la sua disponibilità. Grazie. Ci sono altre domande? Non vedo nessuna azione o iniziativa, quindi io mi permetto di ringraziare per prima il professore Ignazi Adiego per la sua splendida presentazione che ci darà molto di cui riflettere per il futuro, soprattutto a livello metodologico. E vorrei ricordarvi che la settimana che scrivo continua e la settimana prossima, mercoledì 20 maggio, ore 16:30, avremo il piacere di dare il benvenuto a Judith Weingarten, che credo sia ancora connessa, l'avevo vista prima, della British School at Athens, che ci parlerà di geroglifico cretese con il titolo Cretan Hieroglyphic Letting the Cat Out of the Bag. E quindi si prospetta anche questa una partecipazione molto avvincente e accattivante. Saremo sempre, spero, in streaming via Facebook e manderemo il link a tutte le mailing list dove ci avete trovato e su tutti i media, quindi potrete trovare il link diretto anche alla presentazione, lo ripeto, di mercoledì 20 maggio ore 16:30 Bologna Time. Io ringrazio tutti, siete stati numerosi e attivi nella discussione, vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione e ci vediamo fra una settimana precisa.
Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie per ascoltarmi. Sì, Ignasi. Ciao. Ciao Ignasi, grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.